Il terzo annuale dell'impero, prima giornata dell'esercito, nell'urbe. I sovrani e il duce presenziano in via dell'impero una formidabile rassegna di uomini e di armi. Passano le 27 gloriose bandiere decorate di medaglia d'oro. Ed ecco gli eroici legionari di Spagna che hanno sgominato le milizie bolscevicche, salutati da altissimi applausi. Con questo nucleo di eroi, cui seguono i Balilla, futuri soldati d'Italia in quadrata formazione, si è aperta la sfilata di 20.000 uomini, 300 cannoni, 700 mitragliatrici e 1.000 automezzi, alla quale ha partecipato la Guardia del Nuovo Regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele III. Al termine della mattinata, la vasta scalea del Vittoriano è apparsa completamente occupata dalla massa enorme dei 30.000 ufficiali in congedo, presenti per la grande giornata. E il popolo dell'urbe si è riversato con incontenibile slancio nella piazza per levare un gigantesco coro di dedizione e di fede al fondatore dell'impero. Fondazione dell'impero e prima giornata della festa dedicata all'esercito, voi avete assistito ad una memorabile parata militare. La forza La forza
delle nostre armi è indubbiamente grande. Ma più grande ancora è la decisione dei nostri cuori. E quando l'ora verrà, lo proveremo!